Oggi giocheremo a Shenmue, il primo capitolo di questa saga, purtroppo durata pochissimo, per il Dreamcast. L'ambientazione, eccola qui, Yokosuka 1986. Questo è il protagonista, Ryazui, che rientra a casa dopo essere andato a puttane e vede la tavola del dojo spezzata a metà. Si accorge che c'è una macchina lussuosa parcheggiata fuori ed entra dentro. Vi racconto la storia per evitare diciamo perdite di tempo tra virgolette per l'introduzione. Praticamente incontra la una donna che lavora per la famiglia Azuki e gli racconta e lei gli racconta che dentro la palestra c'è il padre di Ryo, che con il cattivone di turno, un certo Landy. Ryo entra dentro questa palestra, mentre sta entrando un allievo della palestra viene cacciato fuori, viene malmenato e scaraventato fuori, entra dentro e vede il padre che si sta battendo con questo Landy e pia pure gli schiaffi, tra l'altro. Interviene Ryo in difesa del padre, che prende anche lui la sveglia. E che succede? Che il cattivone di turno, Landy, minaccia di morte il figlio. Perché? Perché vuole che gli venga consegnato uno specchio. Il padre, quando vede che Landy sta uccidendo Ryo, gli dice dove sta questo specchio, che è sepolto sotto sotto un albero di ciliegio. Che fantasia, tra l'altro, eh? E Landy però uccide lo stesso il padre di Ryo, come l'ultimo dei infami, tra l'altro, perché vabbè, oltretutto. Quindi che succede? Che Ryo, una volta risvegliato, diciamo, decide di investigare sulla morte del padre. Chi è questo cattivo? Che ruolo gioca questo specchio? Che è sto specchio, insomma, e quant'altro. Investigando in lungo e in largo per l'ambientazione del gioco, che è enorme. Piccolo sfogo per quanto riguarda il progetto Shenmue. Il creatore, l'ideatore di questa serie, che si chiama Yu Suzuki, diciamo, durante le interviste che ha rilasciato, tentennava riguardante il terzo capitolo, quando esce, se esce, su quale piattaforma. Probabilmente non vedremo mai, purtroppo, Shenmue 3. Parlava di mancanza di fondi, per una questione di diritti. Allora io dico una cosa, no? C'è un vecchio detto giapponese che dice testualmente: ma li mortacci tua, c'hai 897 miliardi di persone che, come apri le prevendite o Kickstarter o sul sito della Sega o su quello che te pare, ti acquistano a qualsiasi prezzo il gioco, no? E dico, ma cazzo, ma possibile che ci vuole tanto a fare un pensiero del genere? Possibile che il marketing i giapponesi non lo sanno fa? Eppure è così. Probabilmente non vedremo mai Shenmue 3, grazie alle menti eccelse di queste persone. Parlano dei soldi, a porca puttana, ma metti su Kickstarter, a 100 euro lo compro, a 100 euro lo compro, senza ombra di dubbio. E io, come me, altre milioni e milioni e milioni di persone. Però vabbè. Quindi prima prendi i soldi, sviluppi il gioco, e tra l'altro, quindi sviluppi a gratis, e poi vendi, cioè tutta dare il resto. Ah, lasciamo stava. Allora, cominciamo da qua. Ci svegliamo. No, prima c'è Ryo che continua a sognare la morte del padre, e Landy che pia sveglia il padre, tra l'altro, perché fa tanto il capo del dojo e invece sei un mega pippone, ma vabbè. Ok,
forse si è svegliato, tipo il Sor Marchese. Ok. Questa è la nostra camera da letto. Sempre col cerottino qua che non si sa che cazzo. Vabbè. Che c'ha? Vabbè. Ecco qua, comincia la nostra avventura. Questo gioco vanta una libertà d'azione enorme, molto, molto, molto spiccata, perché è possibile, diciamo, fare tantissime cose durante la nostra avventura. La missione principale è quella di esplorare, quella di investigare sulla morte di nostro padre. Yosan, you should still be resting. Fatti i cazzi tu, ho dormito 4 giorni. And you? Cioè, devo riposare ancora più di così. Yes, but I must keep busy, otherwise I'll get depressed. Va a pulire i bagni, per cortesia. Che è successo l'inenarrabile là dentro? Oh, by the way, I have this for you. This is for today. Allora, questa carina vecchietta ogni giorno ci darà dei soldi. E naturalmente, come in ogni gioco, i soldi sono molto importanti durante la nostra avventura. Oltre questa somma di denaro che ci lascia la carina anzianotta dentro la nostra cameretta, è possibile lavorare, anzi è possibile, bisogna lavorare. Ed una, diciamo, delle cose un po' più frustranti, perché a lunga diventa noioso, diciamo, potevano creare un certo dinamismo per quanto riguarda il lavoro, però secondo me hanno fatto il pensiero: lavorare fa schifo durante la vita reale, deve essere schifoso pure durante il gioco, no? Quindi giustamente te pia male, vabbè. Allora, questo è il laghetto con le carpe. Diciamo, l'ambientazione è curata nei minimi dettagli e gli ambienti sono molto vasti. Adesso proseguiamo nella storia, tanto per avere la libertà d'azione totale, perché ecco, se non incontravamo qua il tipo che è stato malmenato duramente, non si poteva andare avanti nella storia. Quindi tagliamo questo pezzettino. E intanto vi spiego parte del gameplay. L'esplorazione. Yu Suzuki stesso ha detto che ci vogliono tantissime e tantissime ore di gioco per esplorare completamente il gioco, ogni via, ogni locale, e diciamo immedesimarsi nel protagonista. Questo è un aspetto che è stato molto curato, quello dell'ambientazione, che sono dettagliatissime. Quindi solo per quanto riguarda l'esplorazione pura c'è da fare tantissimo, c'è da giocare tantissimo. Poi, diciamo, poi ci sono anche dei minigiochi in cui dovremmo cimentarsi, quelli un po' così, tipo le freccette, il biliardo, i vecchi giochi da bar della Sega. Se non ricordo male c'è anche il Sega Mega Drive con cui è possibile giocare, però prima c'è bisogno dei soldi per comprare le cartucce, i giochetti. E è possibile fare la corsa con i muletti, le corse con le moto e quant'altro, e ce ne stanno comunque sia svariati di minigiochi. La fase investigativa, diciamo, comporta parlare con le persone, soprattutto per avere delle informazioni, perché altrimenti non è che va in giro come i matti in sede annanza, che devi fare. Invece bisogna parlare con le persone. Naturalmente non tutte le persone che incontreremo ci saranno utili per la storia. Sono state inserite, diciamo, per creare una sorta di realismo, perché non è che c'è una cittadina con 3 persone che sono le 3 che vi aiuteranno nella storia. No, ci saranno 1000 persone, 100 persone, 200, mo non lo so, insomma. E alcune vi daranno una mano per quanto riguarda la storia ed altre per
delle subquest, quindi delle missioni secondarie. Il gameplay, oltre la fase esplorativa, si alterna con i combattimenti, per esempio. Allora, i combattimenti necessitano fondamentalmente una sorta di allenamento. È possibile allenarsi o da solo nel proprio dojo o in altre zone tipo parcheggi, spiazzi, piazzole e quant'altro, oppure con persone amichevoli, quindi allenarsi con altre persone, per l'appunto. D'altronde, i combattimenti, più si andrà avanti nella storia, più saranno concitati e più l'intelligenza artificiale dei nemici sarà più affinata, diciamo, quindi sarà sempre più difficile combattere. Tra l'altro, come una sorta di picchiaduro, Ryo ha la possibilità di imparare una quantità vastissima di mosse. E intanto ci fermiamo, compriamo qualcosa da bere perché abbiamo un po' sete. Prendo cola aranciata, no, aranciata. Quindi, dicevo, per quanto riguarda i combattimenti, saranno solo a mani nude. Combatterete da soli, o per esempio ci saranno delle occasioni dove alimenterete delle mega risse. Se non ricordo male, c'è una rissa con una sessantina di persone dentro un posto con un vostro alleato. E tra l'altro ho vinto anche. C'ho anche la lattina vincente. E quindi, come un picchiaduro, bisogna allenarsi e imparare le mosse, perché altrimenti non andate avanti. Oltre ai combattimenti nel senso stretto, ci sono i Quick Time Event, che sono degli eventi, diciamo, mentre uno fugge, durante una rissa o quant'altro, in cui non si ha piena libertà d'azione, ma passeranno sullo schermo, durante una sorta di animazione, dei pulsanti o delle mosse dei pulsanti o una combinazione di tasti da premere, e ne varrà del successo o meno dell'azione e la tempistica con la quale premete questi pulsanti. Infatti, per esempio, adesso non mi fa andare avanti finché non interagisco con delle persone. Ora, questo fascio a sinistra, tipo ombra, non me lo spiego come mai. Vabbè, dopo vi farò vedere col gioco originale, perché già immagino le male lingue. Poi, un'altra cosa molto interessante riguardante questo gioco è la gestione del clima. Allora, come vedete, adesso il cielo è abbastanza sereno, no? C'è un sistema che hanno introdotto, che si chiama Magic Weather System, che praticamente riesce a generare casualmente nell'arco della giornata, quindi anche se adesso magari può risultare il cielo leggermente nuvoloso, ma nemmeno più di tanto, magari tra qualche ora comincerà a piovere. Certo, non credo a nevicare, però insomma, può accadere che la mattina è possibile trovare una certa condizione climatica e il pomeriggio trovarne un'altra. Questo bene o male, mantenendo sempre le condizioni climatiche reali nella zona e nell'anno in cui è ambientato il gioco, perché oltretutto hanno inserito le stesse condizioni climatiche avvenute in questa zona in Giappone nel 1986, le hanno messe nel gioco, quindi possono variare di un pochettino, diciamo, però la base è quella lì. Allora, andiamo a parlare con sti Munelli. Hey mister, let's play soccer. Stupendo. Sorry, perché la voce è tutta bella eccitata, okay. Lui sta così, super mega poker face. Vabbè, comunque sia, c'è da esplorare, c'è da combattere, c'è da capire come mai vanno ammazzato il padre, come mai questo specchio è così importante. Vediamo un po' se qua ci fa. Okay. Dobbiamo continuare ad esplorare, insomma.
comprate il gioco, perché comunque sia ogni giocatore che si rispetti deve aver giocato a Shenmue, perché è un videogioco molto 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 vasto, molto complesso. Non è uno di quelli che ci giochi un'oretta, poi passi. Va giocato, approfondito soprattutto. Per i miscredenti, questo è il gioco che ho. Perché sennò sembra che io faccia il matto quei giochi. Invece no, ce l'ho originali fondamentalmente. Quindi comprate il gioco, ve lo giocate, tanto ormai penso che ve lo tirino appresso. Questo un Dreamcast, io penso che con una piotta, con centinaio d'euro sia possibile comprare, sia possibile comprare tutto, 100-150 si può fare, insomma. Stiamo parlando di un gioco che un gioco epico, e il secondo è ancora più epico, tra l'altro, perché c'è anche un secondo capitolo. Il terzo, per colpa di Yu Suzuki, il terzo non sarà possibile giocarlo per adesso. Il secondo sì, quindi acquistate il primo, acquistate il secondo che ce l'ho, ma non me va di tornare indietro e farvelo vedere. E niente, bella